il motivo, la ragione, l'essenza e anche la sostanza, diciamo, della sua candidatura, sua, personale, della sua lista e all'interno di quella coalizione che è la quarta forza, diciamo, della centrodestra, della coalizione del centrodestra. Sì, grazie direttore, perché questa domanda mi consente di fare anche un primo elemento di chiarezza. Noi abbiamo dato vita ad una lista che non è la sommatoria di diverse liste. Noi con l'Italia UDC ha l'obiettivo di diventare anche un partito dopo questa campagna elettorale. Abbiamo messo insieme diverse realtà, abbiamo costituito una componente che è la quarta componente in ordine di arrivo, ma noi abbiamo un'ambizione diversa anche in termini di risultato, quindi diciamo che è una nuova componente del centrodestra che ha un suo nome, un suo simbolo, un suo programma e che ha l'obiettivo di dare un contributo per il centrodestra. Io sono il capo politico di questa lista e quindi ho assunto quest'onere e quest'onore di guidare in questa campagna elettorale questo impegno per cercare di sostanzialmente dare elementi e un contributo qualitativo sul programma veritiero all'interno del centrodestra e soprattutto per riequilibrare questa coalizione su posizioni che siano per quanto ci riguarda più moderate e realizzabili. E in secondo luogo per dare un contributo quantitativo, se è vero come è vero che tutti i sondaggi ci spiegano che il centrodestra è in crescita, che gli manca qualcosa per poter vincere, ecco, noi vogliamo e possiamo dare quel contributo decisivo per trasformare quella che appare a tutti una vittoria politica come una vittoria che invece diventi anche numerica e quindi che possa dare stabilità a un futuro governo di centrodestra per evitare quel rischio che tutti paventano di non sapere che maggioranza ci sarà il giorno dopo le elezioni. Gliela faccio io la distinzione, lei nel correggermi e nel precisare naturalmente dice ancora meglio le sue cose. La maggioranza, la vittoria cosiddetta politica, oggi ha un nome e un cognome, è probabilmente, come tutti dicono e come anch'io penso, il ritorno in campo di Silvio Berlusconi, ma la vittoria numerica, nel caso vostro soprattutto, è determinata da alcuni fattori che riguardano la legge elettorale, che riguardano l'impegno che già c'è stato per esempio in Sicilia e che è stato proiettato su base nazionale e nei collegi del Sud soprattutto, e lei è del Sud insomma, nei collegi del Sud il vostro apporto, il vostro voto è stato in Sicilia e potrebbe essere, secondo i sondaggi, decisivo per una vittoria numerica, senza la quale la vittoria politica poi non si sostiene. Ho sbagliato? Non ha sbagliato, perché quando fa l'esempio della Sicilia fa un esempio assolutamente calzante, se è vero come è vero che le due liste che si riconoscono in questo nostro impegno in Sicilia hanno insieme sommato quasi il 15% dei consensi, quindi direi più che decisive per vincere le elezioni regionali, così come magari nel Lazio o in Lombardia per le elezioni regionali il contributo di noi con l'Italia è decisivo e fondamentale per raggiungere questo risultato e lo è in tutta Italia, in alcune aree in modo ancora più particolare, per poter ottenere quel risultato che ci consenta di vincere molti collegi e quindi in più e quindi dare quella maggioranza numerica che oggi magari nelle proiezioni rischia di non essere ancora veritiera. Ma per far questo però non voglio solamente limitarmi al dato aritmetico territoriale del consenso, che pure è decisivo e rilevante, ma voglio anche però inserire come poter riuscire a far questo. Sicuramente con una presenza molto ben diffusa su tutti i territori, con degli esponenti politici che da sempre rappresentano in tutte le regioni italiane dei punti di riferimento per l'elettorato, ma soprattutto cercando di dare anche un contributo che possa far capire ad una fascia di elettori che sono ancora chiusi nell'astensione, che magari non hanno ancora deciso di andare a votare, che è possibile, oltre alle tre opzioni note nel centrodestra, quelle che hanno costituito fino ad oggi l'organizzazione del centrodestra, nasce una opportunità differente che sui contenuti e sulla rappresentazione all'interno del centrodestra può essere un punto di riferimento per chi magari ancora non è convinto se andare a votare e per chi votare. Ecco, noi possiamo essere quella offerta politica in grado di poter raggiungere quei risultati ai quali abbiamo fatto riferimento prima, ma anche sostenere delle ragioni programmatiche che siano di puro realismo, di pura concretezza e soprattutto di possibile realizzabilità all'interno di un programma di governo. Questo è lo sforzo, l'impegno e il messaggio politico che mettiamo in campo. Ancora parlo della composizione, perché lei l'ha spiegata, ma è una formazione nuova e quindi merita insomma una spiegazione. Noi con l'Italia è
raggruppa, è un movimento politico, l'ha detto Fitto, lui è il leader, ma raggruppa anche delle persone che hanno militato prima altrove o in Forza Italia o anche no, in altri gruppi, per esempio Lupi, per esempio l'abbiamo certo. visto nella foto con lei, poi c'è l'UDC che è una componente che prima era un partito, ma una delle due parti di questo partito, forse quella maggioritaria, quella che fa capo a Cesa, è appunto è testimone di, questa, di questo nuovo incontro, di questo nome. Quindi noi abbiamo molti percorsi politici vicini, omogenei e anche qualche percorso politico che negli anni è stato disomogeneo, devo dire più nel Parlamento nazionale che in sede locale dove guardando un po' le elezioni regionali o comunali ho visto che quasi sempre perlomeno gli esponenti più noti di questa sua formazione hanno collaborato da esterni o in maniera autonoma col centrodestra, questo mi pare di averlo visto in Lombardia, come l'ho visto in Sicilia, come l'ho visto in Puglia, no? Le potrei rispondere col mio percorso personale, sì. In primis, perché lei lo ha accennato all'inizio, prima in Forza Italia, poi fuori. Io, come è noto, ho dissentito apertamente sul percorso del cosiddetto patto del Nazareno all'epoca, quindi... Sì. Diciamo, le strade in quella circostanza si divisero per diverse ragioni, ma sostanzialmente perché ritenevo un errore quello che fu fatto con quelle modalità in quella fase. Quindi è chiaro che io personalmente rivendico un mio percorso che è assolutamente di una linearità totale rispetto a ciò che è accaduto in questi anni. Detto questo, nei mesi scorsi abbiamo iniziato un confronto con chi ha avuto anche percorsi diversi e abbiamo ritenuto opportuno, avendo questo comunque ancoraggio ben saldo anche in chi ha fatto scelte diverse negli ultimi anni a livello nazionale, ma hanno sempre mantenuto un radicamento chiaro e saldo nel centrodestra. Lei prima citava Maurizio Lupi ha governato in Lombardia con tutti gli amici che sono all'interno di Noi con l'Italia, è stato un importante esponente in tante altre realtà del centro-nord nelle quali magari durante questi anni sono svolte elezioni amministrative regionali molto significative, il contributo è stato decisivo. Ecco, noi abbiamo compiuto in questo momento con gli amici dell'UDC di Lorenzo Cesa uno sforzo di una sintesi di diverse realtà che hanno come obiettivo però non quello di immaginare una zattera per la campagna elettorale. Noi stiamo cercando di mettere in campo invece un progetto politico e siccome il centrodestra ha bisogno di questo progetto politico, anche in chi ha avuto delle sfaccettature differenti, delle sensibilità diverse in questi ultimi anni, abbiamo deciso di superarlo e di dare vita ad un qualcosa che io mi auguro cominci, e quindi colgo l'occasione da qui, a non essere più richiamata o chiamata la quarta gamba, che è una cosa che è partita giornalisticamente, no, mediaticamente. Da me non lo sentirà mai dire, mai. No, ma lo dico. Ma io non dirò mai la quarta gamba per un motivo. Quattro gambe ce li hanno i quadrupedi. I quadrupedi sì, sono, ma non animali, solo questo. Sono animali ma non e solo... gli uomini hanno due gambe, sono bipedi, però, non potete essere la quarta gamba. Però chiaramente lei direttore sa che nella rappresentazione mediatica questo è un tema sul quale stiamo lavorando in questi giorni per modificarlo, perché noi abbiamo un nome, noi con l'Italia, UDC, abbiamo un simbolo e stiamo mettendo in campo anche un percorso che è fatto di un programma. Quindi occasioni come quella di oggi sono molto importanti perché ci danno la possibilità di spiegare bene quello che noi stiamo facendo e quello che vogliamo rappresentare. Certo, ma non perdete il mio consiglio, non perdete neanche tempo nella modificare la rappresentazione mediatica, perché la rappresentazione mediatica delle cose spesso è la galleria degli orrori. E quindi, guardi, glielo dico io, perché ci vivo e lo dico anche nelle mie riunioni, lasciate stare quello che leggete tante volte perché spesso è la galleria degli orrori. Le potrei fare un elenco, quindi per me voi siete una formazione politica, per me il centrodestra ha quattro punti d'appoggio diversi che confluiscono verso un'unica direzione ma che vengono da storie diverse. Dentro di voi la sua storia e quella di Lupi è diversa perché Lupi a un certo punto ha aderito al governo Letta e anche al primo governo Renzi, poi ci fu quell'incidente del tutto che se lo andassimo a ripetere adesso non mi va nemmeno di ricordarlo, del tutto pazzesco, perché per molto 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 di più sono rimasti i ministri al loro posto mentre su Lupi fu alzata una cortina di fumogena enorme.
però insomma lui aveva aderito, poi uscì, ho sentito nei giorni scorsi Quagliariello, posizione analoga, Alfano invece non aveva molta voglia di fare il patto del Nazareno, ma è uscito da Forza Italia, ma oggi, ed è stato un suo collega di partito, ma oggi ha deciso nemmeno di candidarsi, mentre altri invece, lei è rimasto sempre al suo posto, è rimasto in Europarlamento, nel Partito Popolare Europeo, aspettando tempi migliori. No, io sono uscito dal Partito Popolare Europeo a un certo punto perché non ho condiviso alcune posizioni anche a livello europeo, però ho sempre mantenuto con chiarezza l'appartenenza all'esperienza del centrodestra, cioè anche a livello europeo ho aderito al gruppo dei conservatori e riformisti, che è il terzo gruppo del Parlamento europeo, che comunque ha una posizione di dialogo col Partito Popolare Europeo e la posizione che ha e la maggioranza che ha eletto Antonio Tajani presidente del Parlamento europeo e che io mi auguro possa determinare anche in Europa delle posizioni che anche qui, e cominciamo non con il distinguo ma a chiarire le cose, non siano da urlo. Cioè, sentiamo sempre posizioni di chi esce dall'euro, esce dall'Europa. Allora, questa coalizione vuol cambiare le cose in Europa, le vuol cambiare sapendo che l'Europa così com'è non può andare avanti, che c'è l'esigenza di mettere mano ai trattati e che c'è l'esigenza di mettere in campo un'azione politica che possa cambiare le istituzioni europee dal di dentro. Questo penso che sia un elemento sul quale finalmente anche nello sforzo programmatico si è condivisa la posizione, allora noi siamo coloro i quali rappresentano molto bene questa posizione con chiarezza e vogliamo evitare anche qui di rappresentare posizioni più di pancia che di testa. Ecco, una caratteristica della nostra lista di Noi con l'Italia UDC è una caratteristica collegata al fatto di non parlare in alcun modo alla pancia della gente, noi vogliamo parlare alla testa della gente, vogliamo ragionare, vogliamo spiegare quello che stiamo facendo e vogliamo cercare di rivolgerci ad una fascia di elettorato che magari non trova, come dicevo prima, nelle attuali offerte politiche una risposta e potrebbe, come io sono convinto troverà, delle soluzioni ed una rappresentazione in quello che noi stiamo cercando di fare in questa fase, sia sui temi di carattere generale come quelli europei che incidono fondamentalmente sulla vita politica del nostro Paese, ma anche e soprattutto sulle questioni vere e vive di questa campagna elettorale collegate ai temi economici, sociali, sui quali istituzionali, sui quali è necessario confrontarsi per dire qual è la propria posizione. E ora le chiedo subito dei temi economici e sociali. Sulla posizione europea, sa, la sua, che poi è stata riassunta nei termini analoghi anche da Berlusconi, cioè stiamo comunque in Europa anche se non è un delitto di lesa maestà per caso sforare quei margini, quelli dei famosi del 3%, però su queste posizioni lei sa che praticamente la sua battaglia è già finita, perché la Lega è anche, perché ho avuto l'occasione di intervistare Di Maio, e anche il Movimento 5 Stelle non si azzardano più a parlare di uscita dall'euro, è strano, però ieri Salvini ha detto... E quindi vuol dire che va bene riequilibrare la nostra coalizione? E quindi è un elemento... Dare più forza a queste posizioni? Infatti è un elemento di coesione questo della coalizione, non di divisione. Ieri quindi Salvini... votare per la nostra lista vuol dire dare maggiore forza a queste posizioni, stabilizzare ancora di più nel centrodestra, ancorare bene questa posizione. Certo, e vedrà che durante questa campagna elettorale questo tema è già scomparso. Invece i temi dell'economia e del lavoro stanno venendo su molto forte, perché alla fine sono quelli che interessano molto agli italiani. Il lavoro, lei viene da una regione come la Puglia, il lavoro e l'occupazione giovanile, i temi del lavoro che però sia un lavoro stabile, solido, comunque retribuito, da voi c'è tantissimo ancora lavoro nero, come in tutto il sud, come purtroppo è una piaga terribile, no? Anche con lo sfruttamento degli immigrati. Allora, su questo credo che ci siano delle discriminanti che lei vuole fare, no? Assolutamente sì, faccio però quello che in questa campagna elettorale faremo in ogni circostanza, una premessa, perché in una stagione di promesse penso che sia utile fare delle premesse. Dire di voler fare questo, questo e questo, senza individuare dove recuperare le risorse, rischia di essere un slogan elettorale. Noi vogliamo fare una premessa: per poter realizzare un programma vero e credibile bisogna avere il coraggio di dire con chiarezza che bisogna, uno, tagliare la spesa pubblica inefficiente,
e due, intervenire in modo chiaro anche sul debito pubblico. Queste due caratteristiche non possono essere accennate in modo generico, e lo dico perché nel lavoro parlamentare dei nostri gruppi in questi anni noi abbiamo avuto la possibilità di presentare sempre degli emendamenti ritenuti ammissibili e poi bocciati politicamente. La spesa pubblica nel nostro Paese va tagliata, per quanto ci riguarda, su quattro voci, dalle quali dal nostro punto di vista non si può prescindere. La prima: negli ultimi 10 anni la spesa pubblica delle regioni è aumentata di oltre il 100%, dal 2005 ad oggi. La seconda è quella collegata all'acquisto di beni e servizi, un percorso che va portato avanti con sempre maggiore decisione, perché è fondamentale intervenire in quella direzione. La terza, i costi standard in sanità, che può essere un'altra risposta importante per ridurre la spesa pubblica ed efficientarla. La quarta, il tema che riguarda anche la premessa che lei ha fatto prima di interloquire sui temi che ci riguardano, che sono le vicende collegate alla nettezza urbana di Roma e a tante altre questioni in giro per l'Italia, cioè le società municipalizzate, che con alcune eccezioni costituiscono un vero e proprio gravissimo problema per il nostro Paese ed è una grande mangiatoia di denaro pubblico. Se noi interveniamo su queste quattro voci, siamo credibili nel sostenere poi le ragioni di carattere economico per poter fare alcune cose. Le cose alle quali noi guardiamo, i progetti ai quali noi guardiamo, li voglio riassumere in alcune rapide richiami, che sono: il primo, quello collegato alla diminuzione della pressione fiscale. Siccome non si può fare tutto a tutti, anche quando parliamo dello strumento che il centrodestra sta utilizzando in questa campagna elettorale, come la flat tax, è evidente che è necessario individuare, per essere realisti, alcune fasce sulle quali poter dare queste risposte. Noi abbiamo individuato la fascia che arriva fino a 55.000 euro di reddito per poter intervenire sul ceto medio del nostro Paese, che sta veramente rischiando lo scivolamento nella fascia di povertà. E quindi il primo intervento che noi immaginiamo sulla riduzione dell'IRPEF si rivolge a questa fascia di popolazione, dai 28.000 ai 55.000 euro di reddito. La seconda linea programmatica dal punto di vista degli interventi da realizzare è quello sulle politiche che possano creare due condizioni particolari. La prima, di carattere strategico, che è quella di ampliare la possibilità di una libertà di scelta nell'ambito delle soluzioni principali, a partire dalla scuola. Non ci deve essere solo lo Stato, ma dobbiamo aprire, dobbiamo dare la possibilità di poter liberare la scelta in questa direzione, e soprattutto puntare a delle politiche che possano sostenere la famiglia dal punto di vista, per esempio, dei redditi, dal punto di vista del numero dei figli, dal punto di vista delle situazioni di particolare disabilità all'interno della famiglia. E su questo abbiamo un programma mirato che ha un costo ben preciso di 8 miliardi di euro, che può essere nell'ambito di una legislatura realizzato. E quindi sono due voci alle quali noi guardiamo con molta chiarezza, che possono costituire un primo importante obiettivo. Però dobbiamo anche dire che non sono interventi che possono essere realizzati, e qui è la differenza rispetto anche alle altre forze politiche. Noi non veniamo qui a dire che parte tutto subito e che faremo questo, questo e quell'altro, perché rischieremmo di non essere seri. Il contributo che noi vogliamo dare è un contributo diverso. Noi vogliamo portare un contributo qualitativo su questi temi, dicendo come si fanno le cose, in che tempi, nell'arco di una legislatura, e con che modalità. Perché ritengo che sia decisivo in questo momento restituire all'opinione pubblica la possibilità di valutare un programma elettorale per la sua vera e opportuna e possibile realizzabilità. Questo è quello che noi porteremo avanti in questa campagna elettorale, ed è quello che, secondo il mio punto di vista, diventa, secondo il nostro punto di vista, diventerà decisivo anche per far capire quali sono le differenze ai nostri elettori. Lei si candida in Puglia. Innanzitutto, dove si candida? Alla proporzionale e basta, in nessun collegio, perché penso che per credere in una battaglia e per far credere in questa battaglia bisogna anche dimostrare che c'è la volontà, fra virgolette, di rischiare. Siccome il tema è: farete o non farete il 3%, io sono convinto che faremo molto di più del 3%, lo dimostro con un comportamento conseguente, non andando in nessun collegio, non trovando una collocazione certa, ma collegando la mia elezione esclusivamente alla possibilità, capacità di superare il 3%, per dimostrare, uno, che si può fare una campagna elettorale anche
con una forte carica ideale e motivazionale, anche con grande passione, la seconda per dimostrare in modo concreto e chiaro che in questa battaglia io personalmente, che in questo momento ho l'onere e l'onore di guidare questa forza politica come capo politico, ci credo a tal punto da non trovare dei luoghi sicuri per individuare la mia elezione, ma mettendoci la faccia e giocando una partita con tutto ciò che comporta questa partita, essendo convinto io di poter raggiungere questo risultato. E certo, lei pensa poi alla fine di contribuire a portare voti per questo 3% per noi con l'Italia, noi per l'Italia e UDC? Noi con l'Italia. Con l'Italia, con l'Italia in tutta Italia, è chiaro Italia. Che lei pensa di fare questo. Ora però lei si candida in Puglia al proporzionale e la regione è la sua. Lei in quella regione si è candidato all'Europarlamento, non solo in quella, ma diciamo nel Sud, ed è stato eletto come parlamentare del Sud. Lei in quella regione si è candidato altre volte, è stato eletto anche in Parlamento, insomma conosce benissimo quella regione, la conosce da sempre. E ci sono alcune questioni che io le voglio porre, concrete, perché ha detto non possiamo promettere tutto a tutti, però lei può intervenire su cose che ci sono e che sono già state fatte, bene o male, eccetera. Il primo problema, l'immigrazione. L'immigrazione prima in Puglia era addirittura un allarme rosso, perché l'immigrazione veniva da est e usava la Puglia come punto di sbarco. È un po' cambiata, viene dall'altra parte, viene dalla Libia, ma non è cambiato il flusso. Perché poi il granghetto ce l'avete voi e insieme al granghetto in quella zona che è tutta la provincia di Foggia e quindi i grandi comuni San Severo, cioè c'è un allarme sicurezza e criminalità, forse uno dei più grandi in Italia, secondo me, che lo seguo come cronista. Allora, su questo tema voglio sentire la sua opinione. La Puglia è terra di immigrazione e di accoglienza da sempre. Lei citava l'immigrazione che veniva dall'est, tutti hanno in mente e ricordano la prima ondata che arrivò in Puglia dall'Albania con decine e decine di migliaia di persone, quindi è una terra abituata a questo tipo di questioni. È chiaro che noi oggi abbiamo un problema che riguarda la Puglia, ma che riguarda l'Italia, uno nel rapporto con l'Europa. E qui c'è da porre una grande questione, l'Europa sostanzialmente si è sempre disimpegnata perché ha immaginato che, essendo un problema dei paesi del sud Europa, Italia e Grecia in modo particolare, non ci si poneva il problema perché non riguardava il resto d'Europa, commettendo un grosso errore. La seconda questione è quella che il governo di centrosinistra in questi anni ha gestito in modo assolutamente inadeguato il fenomeno dell'immigrazione. Se è vero come è vero che noi abbiamo sul nostro territorio nazionale tantissimi immigrati clandestini che non rientrano in alcun modo nella tipologia di quella immigrazione che noi abbiamo l'obbligo e il dovere di accogliere, cioè coloro i quali scappano veramente da una guerra o da condizioni drammatiche, ma che invece vengono qui con l'obiettivo di trovare eventualmente un possibile lavoro e spesso, come giustamente le ricordava, scivolano nella gestione e nel rapporto con situazioni criminali e con contesti assolutamente pericolosi. Ecco, lì io penso che ci sia bisogno di alzare il livello di guardia dal punto di vista della sicurezza e mettere in campo un'azione politica che dia credibilità al nostro Paese nel rapporto innanzitutto con i paesi della sponda del Mediterraneo, per cercare, come si fece in passato, di intervenire in quelle aree e quindi evitare che ci possa essere questo continuo flusso migratorio non controllato, e in secondo luogo essere nelle condizioni di intervenire in modo molto chiaro, con anche un intervento serio sulle procedure. Non è accettabile che per il riconoscimento e per la definizione della provenienza di un immigrato che è chiaramente proveniente da un paese che non ha nulla a che vedere con le questioni collegate a chi scappa dalla guerra, ci possano essere periodi lunghi di un anno e mezzo, dove queste persone spesso bivaccano o sono fermi in centri di accoglienza o addirittura in alberghi a spese del governo italiano. Non si tratta di essere né razzisti né di andare contro qualcuno, si tratta di mettere in campo un meccanismo e un'azione di governo che possa affrontare questa questione. Però, ponendo con forza la questione in Europa, non voglio passare di palo in frasca, ma il paragone di queste ore mi sembra assolutamente calzante.
Noi abbiamo perso con un sorteggio la sede dell'EMA a Milano, che è stato scelto Amsterdam, sulla base di un confronto tra i governi europei su delle carte che, come sta emergendo in queste ore, vedevano l'Italia assolutamente in regola con una ottima soluzione e l'Olanda con una ipotesi tutta discutibile che sta emergendo fino ad oggi. Ecco, lì c'è un problema di credibilità, di peso, di forza di un governo nel rapporto con gli altri governi in Europa. Abbiamo bisogno di un governo che sia politicamente forte e che sia in grado, dall'immigrazione a tutte le altre questioni, di porre con forza in Europa alcuni problemi veri. Lei accennava, non voglio anche qui adesso fare un altro salto, ma mi piace indicarlo perché sono elementi sui quali si può costruire un ragionamento vero. Anche il termine e il tema dello sforamento del 3% nel rapporto deficit-PIL. Il tema, per quanto ci riguarda, non è sforare o non sforare, è eventualmente sforare per far cosa? Per continuare ad aumentare la spesa pubblica inefficiente? E allora è una follia. È il caso di mettere in conto, come hanno fatto anche altri paesi, un programma di riduzione della pressione fiscale della spesa pubblica con interventi sul fronte degli investimenti? Allora il tema è un tema di discussione, vero? Ecco, noi abbiamo bisogno di un governo che, dall'immigrazione ai temi economici, al rapporto con l'Europa, alle questioni collegate alla credibilità di un paese, sia nelle condizioni di far sentire la sua voce e di farsi rispettare nel contesto europeo, di non essere spettatore dell'asse franco-tedesca, ma di essere protagonista all'interno dell'Europa delle scelte che si vanno a fare. Ecco, le faccio ancora una domanda, non abbiamo tanto tempo, però gliel'ho rubato all'inizio con quelle foto di Roma e quindi è doveroso, perché un altro grande tema della sua regione è stato un tema grande della sua regione, ma è un tema italiano, europeo, voglio conoscere la sua opinione, non l'ho mai sentita finora, la questione dell'acciaio e dell'Ilva di Taranto. È stato un terreno di scontro quello dell'Ilva assolutamente improprio. C'è stato uno scontro tra la magistratura, la nuova proprietà dell'Ilva, poi si è rovesciata, poi è stata coinvolta la regione, adesso c'è addirittura un ricorso pendente della regione, una cosa clamorosa che sta portando alla distruzione della produzione dell'acciaio in quel posto dove era una produzione di eccellenza italiana e mondiale, e si parla di acciaio che dovremmo poi andare a comprare altrove se non producessimo. Voglio sapere la sua posizione. Guardi, il tema non è, come giustamente sottolineava, di carattere regionale e pugliese, in quanto l'Ilva insiste in Puglia, ma questa è la grande vicenda italiana, perché questo è la capacità o meno di costruire una prospettiva di carattere industriale per il nostro paese. E si sta giocando una partita molto pericolosa, perché è una partita che rischia di portare il nostro paese a chiudere una delle opportunità all'interno del sistema mondiale della produzione dell'acciaio, con tutte le questioni, ma non voglio dilungarmi, che anche nel rapporto tra Europa e Cina si stanno discutendo e sviluppando proprio su questi temi, quindi si gioca anche una fetta di mercato importante ed un sistema di competitività per le tante imprese italiane che utilizzerebbero tutto quello. Il problema qui è che, salvo restando l'azione che deve essere portata avanti di tutela ambientale, noi siamo paradossalmente in una vicenda che poi nei sondaggi emerge in modo molto chiaro, perché il crollo del Partito Democratico, a mio punto di vista, è anche frutto di queste posizioni. Non si può avere un Presidente della Regione, dello stesso partito, del Presidente del Consiglio, prima Renzi e poi Gentiloni, che dalla mattina alla sera, a colpo di ricorsi e di scontri, litigano su tutto, paralizzando tutto, perché qui non si tratta di sapere cosa si fa. Qui si tratta di non fare nulla, perché c'è in atto uno scontro che blocca tutto, fatto di insulti pubblici, non sto raccontando nulla di strano, basta leggere i giornali o ascoltare i servizi televisivi, fra i principali esponenti dello stesso partito che irresponsabilmente ricoprono i ruoli di responsabilità istituzionale che dovrebbero essere finalizzate alla soluzione di questo problema. Quindi la cosa pazzesca è che non solo si è partiti con una azione, per certi versi dal mio punto di vista molto discutibile, della magistratura su questo, ma poi si è proseguito con un'azione che rischia di non tutelare né la questione ambientale né la questione lavorativa, perché certo, il prodotto interno lordo di una regione come la Puglia ruota molto intorno all'indotto dell'Ilva, certo, all'Ilva e gli oltre 14.000
operai che lavorano in quel contesto, ma soprattutto è il sistema paese che da questa scelta, giusta o sbagliata che sia, a seconda di quello che sarà fatto, rischia di avere un danno serio. Ecco, allora noi abbiamo bisogno anche qui di un governo che abbia delle idee chiare e che sia nelle condizioni di assumersi le proprie responsabilità per fare delle scelte che vadano in questa direzione. Questo è il lavoro che noi cercheremo di fare in tutto il Paese con un'azione mirata, chiara, che possa far chiarezza anche su queste posizioni.